Parlatecene. Guarda, è stata una cosa traumatizzante perché siamo saliti fino a Rovigo per fare il video con Stefano Bertelli in film, e durante le riprese, ma davvero dopo 3 o 4 take, e viene una ragazza che era con noi, ci dice: guarda, c'è qualcuno dentro il nostro furgone. Come, c'è qualcuno dentro il nostro furgone? Il tempo di raggiungere il furgone era vuoto, non c'era più. Praticamente, ragazzi, stavate girando il film e vi hanno derubato di tutto, ma proprio nel peggiore dei modi. E quindi come avete fatto in una situazione simile? Questa macchina che era posizionata alle spalle del nostro furgone, diciamo, e nel momento in cui noi siamo arrivati al furgone non abbiamo visto ripartire con tutta la nostra roba, senza secondi fini. Cioè, quindi avete visto il furgone andarsene con tutta la vostra roba. Io devo dire, un'esperienza davvero drammatica. No, poi tutti i risvolti e le conseguenze non sono narrabili, perché se conti quello che succede quando ti rubano soldi e documenti mentre ti trovi di domenica lontano da casa tua, ci sono tante conseguenze che adesso non sto a elencare, però insomma. Ecco, era il video di? Il video di Io sono qui, con Stefano Bertelli alla regia. Che poi comunque avete girato. Sì, e purtroppo Stefano è stato molto bravo, perché si è dovuto adattare con quelle 3 o 4 take, quell'ora di lavoro che avevamo fatto fino a quel momento, però è riuscito comunque a tirare fuori un buon prodotto. Davvero un'esperienza, ragazzi, indimenticabile, non c'è che dire. Sotto ogni punto di vista. Leggendo la vostra biografia, avete anche fatto delle tappe importanti, concorsi importanti anche. Sì, siamo stati per Emergenza Rock, per Italia Wave, ex Arezzo Wave, e per Fratello Sorreggimi, io non ricordo più. Fratello, qua occorre un occorre memoria. Ribadisco di avere poca memoria, adesso non ricordo, anche perché poi è un pessimo. Ecco, allora ve lo ricordo io, c'è stato il 1° maggio tutto l'anno, se non. Ah, ecco, è vero, 1° maggio tutto l'anno, sì. Ragazzi, dovete partire per la Luna e vi dovete portare 3 CD. Cosa vi portate? Difficilissima. Guarda, escludendo il nostro, perché lo conosco abbastanza bene ormai, porterei sicuramente Starless and Bible Black dei King Crimson, poi Fragile degli Yes, e alla fine via, penso a Magamma 1 dei Pink Floyd. Decisamente progressive psichedelia, grande scelta. Comunque, anche poi Starless and Bible Black, sono d'accordo, verrò con te, oppure mi farei ascoltare qualcosa se mai saremo insieme sulla Luna. Allora, dimmi tu. Ma io anche mi associo alle brillanti idee del fratellino. Porterei anche il mio. Il nostro, dico, ovviamente, per vedere che effetto fa sentirlo sulla Luna. No, quindi porteresti gli stessi dischi? Stessi dischi, anche il nostro, per vedere appunto che effetto può fare ascoltarlo. In utero. Ecco, no, perché ragazzi, siete in due, ognuno può portare 3 dischi, quindi avete la possibilità magari di avere 6 dischi e di scambiarveli. Quindi dimmi cosa porti. Va bene, visto che mi obblighi, visto che Match Music decide, allora porto In utero dei Nirvana, sì. Ten dei Pearl Jam, e mi porto anche Alice in Chains degli Alice in Chains. Beh, abbiamo fatto decisamente un 70-90. Vedi, poi come si divide l'anima schizofrenica dei Manila Hemp: da una parte c'è il progressive, da una parte il grunge estremo.
il nostro suono alla fine viene fuori da questo. Ma sai, questa domanda sembra magari un po' così, però si capisce davvero da questa domanda, noi riusciamo a capire effettivamente quali sono i gusti e quali sono anche i punti di partenza, le influenze che il gruppo poi ha. Certamente, sì, è un test. È un test. Sembra la domandina buttata lì e invece ci sta fregando. Ebbene ragazzi, dopo qualche peripezia noi siamo riusciti ad arrivare nelle vicinanze del locale, siamo a Teramo, siamo a Liven, manca davvero poco, quindi restate con noi, non cambiate canale, Backstage Live. Eccoci qua, c'è il soundcheck dei Money Lamp, ma noi conosciamo chi era assente.